Ciao a tutte, benvenute al nuovo video Sepolti in casa. Allora, ragazze, bisogna che io mi dia una mossa prima che casa mia diventi una discarica. Ho praticamente boccettine di prodotti finiti in ogni dove e quindi secondo video di prodotti finiti. Questa volta ho raccattato tutti quelli che sono stati gli struccanti che credo di aver utilizzato nel 2012 e anche nel 2011, quindi immaginatevi voi da quanto tempo stanno qui queste confezioni. È veramente una cosa che a dirla forse qualcuna si disiscriverà perché penserà questa sta fuori di testa. Ebbene sì. Allora, intanto, prima di partire con l'argomento del video, vorrei farvi una domanda. Secondo voi da 1 a 10, quanto questo rossetto che indosso dice di me, Patrizia, sei una donna dei facili costumi? Ora, io non sono abituatissima a portare rossetti così accesi, ma uno dei buoni propositi del 2013 è osare un po' di più. Quindi, pam, mi sono sparata questo rossetto che, tra l'altro, mi ha regalato mia madre con i saldi di Sephora. E non so perché me l'abbia comprato, visto e considerato che lei non sapeva di questo mio buon proposito e sa benissimo che io non indosso colori forti. Forse, non so, mi legge nel pensiero e le madri sono fatte così. Comunque, il rossetto è questo, che ha questo packaging in versione Star Wars, spada laser, vedete come riflette per bene la luce. E si chiama, se trovo la scatola ve lo dico, no, c'è scritto pure qua sotto, credo sia una linea che si chiama Rouge Pur, correggetemi se sbaglio perché io di rossetti Saint Laurent non me ne intendo. Comunque c'è scritto Pur Lipstick, addirittura SPF 8, il numero è il 151, eccola qua la scatola. Si chiama Sweet Dark Purple. Ora io ve lo faccio vedere, ma sicuramente dalla videocamera, io lo vedo già sulle mie labbra, io lo vedo in anteprima più magenta rispetto che viola. Però vabbè, ve lo faccio vedere lo stesso. Faccio anche lo swatch per essere proprio professional. Ha un buon profumo. Eccolo qua. È un bel colore, per carità, solo che non so se avrei il coraggio, se avrò il coraggio, perché poi dovrò uscire. Di uscire con questo addosso. Boh. Va bene, chiudendo questa parentesi, torniamo al succo, all'argomento di oggi. Allora, struccanti finiti. Prima di tutto partirò facendovi vedere quello che secondo me, ecco, c'ho anche un pelo attaccato al labbro, fantastico, è lo struccante principe, ovvero quello che preferisco per tutta una serie di motivi. Lui è il mio struccante, si chiama e lo conoscete tutte sicuramente, Clinique Take the Day Off Balm, sicuro che l'avete visto in tutte le salse, non vi sto rivelando il terzo segreto di Fatima, lo so benissimo, però essendo il mio struccante prediletto ve lo faccio vedere e quello poi a cui, non con cui, paragono tutti gli altri. È un balsamo solido, lo sapete, che una volta che viene a contatto con la pelle si trasforma in un olio. Perché mi piace questo struccante? Perché con questo io strucco occhi, viso e labbra in un solo gesto, perché per applicarlo sul viso, massaggiarlo e rimuovere il trucco io uso le mani, che per me è fondamentale, io non amo molto, soprattutto nella zona degli occhi, andare con il dischetto di cotone a insistere troppo per togliere tutti i residui. Con questo e le mie sante dita posso andare tranquillamente a sfregare senza creare l'attrito che comunque crea il cotone, anche se sopra c'è uno struccante bifasico. Quindi posso andare ben bene a massaggiare vicino alle ciglia, sotto gli occhi. Rimuovere tutto e poi giustamente con il dischetto di cotone inumidito con un po' d'acqua vado a rimuovere tutto. Questo struccante non mi ha mai dato nessun problema di sfoghi sulla pelle e non mi ha nemmeno mai irritato gli occhi. Vero è che se vi entra negli occhi
un pochino dà fastidio anche perché insieme allo struccante entra anche il trucco perché si va tutto a miscelare. Però non è uno struccante irritante, perlomeno sui miei occhi non lo è stato e per questo io lo apprezzo tantissimo. Costa 26,50 euro da Sephora, è un prezzo assolutamente alto e non lo metto in dubbio, però questo che vi ho fatto vedere io l'ho comprato nello store online di Sephora il 20 di agosto e lo so con certezza perché sono andata a vedere lo storico ordini per essere proprio precisa. Oggi siamo al 14 di gennaio, sicuramente fino a fine mese io potrò tranquillamente struccarmi con questo perché come potete vedere sì ho toccato il fondo ma in parte ce n'è abbastanza di prodotto. Io non sono una persona che lesina sullo struccante, nel senso che non sono una che ne mette poco e poi tenta di tirarlo da tutte le parti. Io ne uso il giusto o forse forse anche qualcosina di più. Quindi secondo me 5 mesi è un periodo in cui io ho ammortizzato la spesa che ho sostenuto per acquistarlo. Detto questo, penso di avervi detto tutte le caratteristiche che cerco e che ho trovato in questo struccante. Sì, il fatto di non dover utilizzare mille dischetti di cotone, il fatto che si rimuova facilmente e che non lasci la pelle oleosa, anche se poi io comunque, ragazze, per essere pulita ho bisogno di infilare la faccia sotto l'acqua, quindi io comunque dopo lavo sempre il viso, dopo qualsiasi struccante. Assolutamente, il gesto dell'acqua è un gesto che per me è irrinunciabile. Finito tutto questo discorso sullo struccante Clinique, partiamo dagli altri che ho utilizzato. Allora, intanto vi faccio vedere una vecchia confezione appunto di questo, che ho finito all'inizio del 2012, quindi pensate un po' questa da quant'è che è in casa mia, si sarà quasi affezionata, ho timore nel gettarla perché potrebbe mettersi a piangere. Poi, all'inizio del 2012, ho trovato d'acqua e sapone questo, che è uno struccante di Dermolab. Cerchiamo di farvelo vedere, cerchiamo, sì, sempre io e l'amico immaginario. Questo si chiama Dermolab Balsamo Struccante High Performance Cleansing Moisturizing Balm to Oil ed è della Deborah, credo. Vi faccio vedere che l'ho finito perché non c'è trucco e non c'è inganno, mie care. Questo aveva un profumo molto più intenso, il Take the Day Off. Sì, ha un odorino, ma non è una cosa che almeno che io percepisco. E guardate che io ho un naso da figlia di Cassius Clay, quindi insomma ho delle forge nasali che gli odori li sentono per bene. Però questo aveva un profumo molto più intenso. Devo essere completamente sincera con voi, mie care, avendolo utilizzato all'inizio del 2012, io non ricordo con precisione tutte le caratteristiche e ciò che fa il prodotto. Vi posso dire che me lo ricordo molto più unto di questo sul viso, quindi molto più difficile da rimuovere, e anche una volta rimosso, io per rimuovere lo struccante di Clinique uso una semplice, come si chiama? Spugnetta di quelle che diventano dure come un muro quando sono asciutte, ma poi quando le bagnate diventano ultra morbide. Quindi anche una volta, tolto con la spugnetta, comunque mi rimaneva sempre un residuo abbastanza untuosetto, che poi vabbè, io andavo a risciacquare con il sapone tranquillamente. Strucca sugli occhi non mi ha dato nessun tipo di fastidio, a quanto mi ricordo, non mi ricordo nemmeno che mi avesse creato imperfezioni sul viso, però mi ricordo che è durato molto meno rispetto al Clinique. Ve l'ho detto che anche questo è un balsamo che si trasforma in olio sulla pelle? Sì, insomma, è la stessa cosa, lo stesso concetto del Clinique. Se non ve l'ho detto prima, ve lo dico adesso. Oh mamma mia, sto diventando proprio vecchia. Quindi nei miei ricordi non c'è altro, però vi dico che me ne hanno regalata una confezione nuova. Quindi appena finirò il Clinique, inizierò ad utilizzare questo e quindi potrò darvi delle impressioni più fresche a riguardo.
altro prodotto utilizzato nel 2012 per struccarmi è stato il prodotto del 2012 su YouTube, ovvero l'acqua micellare. Chi di voi non ha provato l'acqua micellare dopo averne sentito parlare a destra e a manca è stata brava a resistere. E forse ha liberamente pensato più di quello che ho fatto io. Io sono stata incuriosita e ne ho provate addirittura due. La prima di cui vi parlo è la celeberrima Bioderma, l'acqua micellare per antonomasia. Questa era la confezione da 500 ml. Allora, sul suo potere struccante io non ho nulla da dire. Questo prodotto strucca molto bene sia il viso che gli occhi. È un prodotto veramente molto delicato ed è un prodotto che non lascia residui. Quindi, nel caso voi foste delle persone che dopo lo struccante non lavano il viso, questo potrebbe veramente fare al caso vostro. Mi pare costi intorno ai 15 euro. Io non lo ricomprerò più, perché per me è assolutamente non conveniente, nel senso che un boccione del genere usato tutti i giorni sul viso e sugli occhi per me è uno spreco di dischetti di cotone ed è anche uno spreco di cioè il prodotto io lo utilizzo in tempo brevissimo, adesso non mi ricordo quanto mi è durato questo, ma io non credo mi sia durato più di 2 mesi, forse anche molto meno. Non riesco a capire le ragazze che dicono di usarlo da mesi e che sono arrivate fin qui. Evidentemente o lo usano solo per struccare gli occhi o non usano solo questo, ma lo alternano ad altri prodotti, perché sinceramente se usate solo questo per struccarvi tutto il viso e gli occhi e le labbra vi dura poco, almeno io non so, forse sono io che spreco troppo prodotto, non lo so, però questo prodotto a me è durato poco e quindi come rapporto prezzo contenuto assolutamente per me non è stato vantaggioso. Questo però non toglie che sia un ottimo struccante, però io ho avuto la mia esperienza con l'acqua micellare, non la ricomprerò più. Altra acqua micellare che ho provato è questa di Kiko, che si chiama Cleansing Water per pelle delicata, dice qui face, viso. Però qui dietro leggo anche che è un'acqua micellare struccante per viso, contorno occhi e labbra. Allora, io quando l'ho comprata non ero stata né a guardare se io ero convinta che struccasse anche gli occhi. Un'acqua micellare, ho detto strucca tutto. Sono tornata a casa e l'ho provata subito. Ha un profumo veramente molto intenso e questo mi avrebbe... Cioè, ragazzi, è finita da un pezzo, l'ho usata questa primavera. E già il profumo avrebbe dovuto farmi pensare che non poteva essere una buona idea quella di spararsela sugli occhi. Comunque l'ho usata sugli occhi e mai più. Veramente è un prodotto, almeno sui miei occhi, è risultato fastidioso, irritante, terribile. Il profumo è veramente troppo intenso, a me non garba tantissimo. Sul viso sì, fa il suo lavoro, strucca, però come l'altra acqua micellare ha il problema che per me finisce in un batter d'occhio. Ha una durata, dura poco, diciamo così. Mi pare che costi intorno, non lo so, no, non lo so proprio quanto costa, nemmeno intorno, però vi metterò i prezzi magari nell'info box, così tanto per pur parler se vi interessano. E basta, questa neanche la ricomprerò, niente da fare. Ultimo struccante da me provato nel 2012 è questo qui di Garnier e costa intorno ai 5 euro e si chiama Clean Sensitive struccante bifase 2 in 1, speciale waterproof, strucca senza sfregare per viso e occhi, senza profumo e senza alcol. Allora, questo è uno struccante bifasico che funziona. Il problema è che per me è difficile da reperire, nel senso che nella mia città lo rivende solo Schlecker, ci sono 2 punti vendita Schlecker, tutti e 2 scomodi. L'ho trovato casualmente. Padova è tappezzata da acqua e sapone, Casa del Detersivo, Tigotà, chi più ne ha più ne metta, tutte queste catene che vendono prodotti per la casa e quindi anche cosmetici e quant'altro. In tutte queste catene non ho mai trovato questo struccante
Non so perché. Per me era introvabile, ne avevo sentito parlare su YouTube, per questo l'ho cercato anche da Schlecker e lì l'ho trovato. Però non è che possa andare a caccia per tutta la città di questo struccante. Oltretutto, sì, è vero che fa il suo lavoro e strucca, però essendo un bifasico è abbastanza oleoso, vero è che poi io lavo il viso, quindi anche la sensazione di oleosità passa in fretta. Però pure questo, come tutti gli altri, per me dura troppo, troppo, troppo poco. Perché se io ci devo struccare gli occhi e anche il viso, capirete ben voi che insomma a me finisce in breve. Quindi anche questo, sì, buono, però io non lo ricomprerò. Bene ragazze, credo di aver detto tutto. Penso anche di aver fatto un video 16 minuti e 30. Fantastico. Insomma, non è nemmeno lungo eterno. Fatemi sapere come vi siete trovate, se avete utilizzato qualcuno di questi struccanti, come vi siete trovate, se avete da consigliarmi magari qualche altro struccante che sia comodo come questo, quindi che strucchi viso, occhi, bocca, tutto, in velocità, molto bene, in modo approfondito. Insomma, che sia un ottimo struccante, fatemi sapere che lo proverò sicuramente. Una volta però che avrò finito la nuova confezione del Dermolab, vi farò sapere impressioni fresche sullo struccante di Deborah. E basta, vi ringrazio per aver guardato il video. Lunga vita e prosperità, e alla prossima. Ciao!